Impiegato cinque libri, ben cinque libri per attraversare la seconda guerra mondiale eh, e arrivare così al eh, dopoguerra. Eh, probabilmente intorno alla seconda guerra mondiale, in effetti, la narrativa italiana ha prodotto alcuni dei suoi vertici novecenteschi. Però io ho pensato che uno sguardo anche sul dopo sia importante lanciarlo. Il primo di questi due libri che si occupa, diciamo così, di dopoguerra è. Memoriale di Paolo Volponi. Eh, di cosa tratta eh, Memoriale? Memoriale tratta di eh, Albino, un giovane che torna dalla guerra mh, malato e che eh, pensa di risolvere i suoi problemi sia fisici che Diciamo così, di vita andando a lavorare in fabbrica. Lui invece vive in campagna con la madre ed è di origine contadina. Il libro racconta le sue vicende da subito dopo la guerra fino alla metà degli anni 50. Intanto, una prima cosa è importante per questo libro, e cioè che si riferisce appunto a un periodo che si conclude a metà degli anni 50, ma è scritto all'inizio degli anni 60, eh, pubblicato nel 1962. Questa cosa è significativa perché? Perché il 62 sono già gli anni del boom economico in Italia, della grande esplosione economica che inizia alla fine degli anni 50 e il 62 è anche l'anno in cui si forma il primo governo di centrosinistra con la partecipazione diretta del Partito Socialista. Dunque sembra un momento favorevole, l'Italia è definitivamente uscita dalle difficoltà della guerra, dalla necessità di recuperare anche economicamente la distruzione che la guerra aveva provocato, sembra che tutto vada per il meglio. Evidentemente per gli scrittori non è così. Il compito degli scrittori è proprio quello di seminare dubbi, di far vedere come ogni medaglia ha il suo rovescio e questo è il caso di Volponi. Io credo sia uno dei primi e uno dei pochi libri italiani che si è occupato di fabbrica, che si è occupato di operai, che ha raccontato quel mondo e come l'ha raccontato con il fascino che Albino ha verso la fabbrica e allo stesso tempo anche con la descrizione di quella che è l'alienazione che in qualche modo la fabbrica produce. Pensate fra l'altro che Volponi ha lavorato moltissimi anni alla Olivetti, una delle aziende più all'avanguardia che, che si era posta diciamo, anche il problema di come produrre e di come evitare diciamo, l'alienazione della fabbrica. Ma evidentemente eh, per Paolo Volponi questo elemento rimane insito. Tutto il libro gioca intorno a questo rapporto di amore-odio con la fabbrica. Vi leggo un, un piccolo pezzo e capirete... Come, eh, come sia così. Solo ora capisco che i problemi della paga oraria, del cottimo, del posto qui o là, contano relativamente poco e non sono quelli che dispongono della nostra vita nella fabbrica. L'importante è che le fabbriche, così come sono fatte oggi, annullano piano piano per tutti quelli che vi sono il sentimento di essere su questa terra. Da solo, insieme agli altri e a tutte le cose della terra. Così si dimentica qual è il destino degli uomini e subentra un orgoglio sempre più profondo per l'organizzazione nella quale si è, per le macchine e per tutto l'ingranaggio che riesce a fare cose mai viste e pensate da un uomo. Sentite, c'è il fascino di questo e c'è anche diciamo, il senso dell'alienazione. Quindi eh, Albino uscirà traumatizzato da tutto questo, convinto che è la fabbrica, sono i medici della fabbrica che si sono inventati la sua eh, malattia e eh, la sua sconfitta è in qualche modo l'interrogativo che Volponi ci consegna su quegli anni apparentemente eh, straordinari della storia d'Italia.